Buongiorno mamme, buongiorno famiglie, sono la maestra Anna Maria. Oggi volevo parlarvi sempre del mare, il mare con i suoi abitanti. È un grande contenitore d'acqua azzurra. E come possiamo allestire situazioni che si avvicinano nell'immaginazione di poter allestire il mare a casa nostra e riconoscere i suoi abitanti? Vi voglio coinvolgere e suscitare stupore e incanto nel vedere l'espressione dei vostri bambini, negli occhi dei vostri piccoli, che si stupiscono, si meravigliano nello scoprire gli animali nascosti nel nostro mare che faremo. Tutto ciò sviluppa la loro concentrazione, la loro manualità. Sarà un modo di comunicare, un momento di stare insieme e insieme di stupirvi e meravigliarvi. Meravigliarsi significa comunicare ed essere curiosi, ci dà l'opportunità di capire il mondo che ci circonda. Insieme scopriamo il mare e i suoi abitanti. Come possiamo allestire il mare? Allora, inseriamo in un sacchetto di plastica, questo anche da surgelato da freezer, del gel. E i pesciolini, gli abitanti del mare, plastificati ovviamente, vedete? Inseriamo nella busta. Li facciamo annegare nel nostro mare. Eccolo. Mettiamo tutti i componenti. Chiudiamo e sigilliamo la nostra sacca. E poi rivestiamo con la carta forno una superficie di vetro o plastificata, come volete voi, una scatola. Io lo sto facendo in un tavolo di vetro con una luce colorata, una luce accesa sotto. Posizioniamo qui sopra la nostra sacca con i pesciolini. Meravigliarsi significa comunicare ed essere curiosi. Ci dà l'opportunità di capire il mondo che ci circonda. Sarà un modo di comunicare, un momento di stare insieme, stupirsi e appunto meravigliarsi. L'espressione degli occhi dei vostri bimbi nel vedere questa reazione. Cerchiamo gli abitanti del mare. Questa è una bellissima sensazione.